Nella quarta puntata di Paralleli vi avevamo raccontato l'esperienza di Senza Maneta organizzata dall'associazione Manamanà, un mercatino realizzato sul territorio torinese in cui scambiare beni e servizi in totale assenza di moneta, come dice il nome stesso dell'iniziativa. Attraverso il kit online Senza Moneta è possibile replicare il mercatino ovunque sul territorio nazionale, ma in questo caso per ridare nuova vita agli oggetti si richiede un luogo fisico in cui realizzare lo scambio e far convogliare i beni che vengono poi scambiati. Ci sono però altre alternative che permettono, attraverso l'impiego della rete ad esempio, di ottenere lo stesso risultato, ossia dare nuova vita a oggetti che diversamente sarebbero destinati alla discarica. Una di queste è FreeCycle. The FreeCycle Network is a global internet community. FreeCycle è un network globale che si sviluppa attraverso internet e permette alle persone di donare oggetti usati ad altri a cui possono servire anziché buttarli. Il funzionamento è simile a quello di Craigslist o eBay, ma per oggetti in regalo. Ovviamente devono essere oggetti in buono stato, vecchi arredi, un divano, materiale elettronico, che solitamente vengono stipati in soffitta o nel garage e poi verrebbero buttati. Il nostro obiettivo è quello di rendere più semplice il dare ad altri piuttosto che buttar via. Il procedimento è semplice. Ci si collega al sito www.freecycle.org, si cerca il proprio gruppo locale, ci si iscrive e si posta l'oggetto di cui ci si vuole liberare, oppure si scrive ciò che si sta cercando. In breve si otterranno un po' di risposte da parte di persone interessate. Chi ottiene l'oggetto che cercava andrà a prenderselo direttamente a casa del proprietario, così non si deve pagare qualcuno per buttarlo via e l'oggetto continua a vivere. Nel 2003 ho mandato la prima mail a una trentina di amici e iniziato così il network di FreeCycle. Io e mia moglie ci eravamo appena sposati e dovevamo liberarci di un letto. Era in buono stato. Ho mandato una mail ad alcuni amici per vedere se poteva servire a qualcuno. Mi sarebbe spiaciuto buttarlo via. In poco tempo ce ne siamo liberati e altri amici hanno iniziato a mandare mail in cui segnalavano altri oggetti di cui volevano liberarsi. Il gruppo ha iniziato a crescere e oggi si scambiano circa 30.000 oggetti ogni giorno. A livello globale siamo solo due persone nello staff, io come direttore esecutivo e il nostro ingegnere. Gli altri sono volontari. Ogni gruppo è diretto da un volontario locale in ogni città. I volontari locali gestiscono il gruppo e aiutano a far crescere la comunità locale. Questa è la bellezza di FreeCycle, che ogni gruppo è condotto a livello locale. Cerco sul sito la mia area, vedo se c'è un gruppo locale, se non lo trovo, al fondo della pagina c'è un bottone per creare un nuovo gruppo. Premi e crei il tuo. Sono iscritto da un anno circa, o due, un anno e mezzo penso. Allora ho dato tramite annunci, non ho proposto io, ma ho visto annunci di persone che cercavano un fasciatoio, dei vestiti per bambini, soprattutto materiale per bambini, e ho ritirato io, ho preso per me due lavandini perché il mio appunto si era rotto. Mi piace, ho dei dubbi un po' sul se effettivamente può funzionare, se per esempio non ci potesse essere gente che approfitti di questo sistema, ma tutto sommato anche se dovesse essere così rimaniamo sempre, ed è la cosa che mi piace di più di FreeCycle, è come una goccia d'acqua nella creazione, nella realizzazione di un modello parallelo, alternativo al modello di consumismo classico, moderno, di odierno. And I thought I'd share a few of the little things that I've managed to receive off this list in the last few months. So let's check them out. The first thing I received was this keyboard. The next thing I received was these chairs. Yes, that's right. An HD TV. It had a 5-cent part that broke in it, in the power supply. I fixed it, and we now have a 26-inch HD TV for about 5 cents in 10 minutes worth of my time.
Bye.